Autovalutazione. Come fare a capire che livello di gioco ho realmente? Allora, è chiaro che, bella B, bella G, che se cominciamo a giocare, andiamo in campo, prendiamo l'handicap, cominciamo a fare le gare, l'handicap si adegua al nostro livello di gioco, in qualche modo forse l'handicap e la media dei risultati che facciamo in campo diventano un po' il nostro sistema di valutazione del gioco, ovvio con un pochino di parametri per quanto riguarda la difficoltà magari del campo, il periodo dell'anno in cui stiamo giocando, se magari è troppo bagnato, troppo asciutto, eccetera eccetera. Però quando iniziamo a giocare in campo abbiamo il nostro handicap, più o meno un livello di gioco possiamo darcelo. Esatto, è prima che c'è il problema, ovvero mi ha appassionato quella prima volta, la prima, avete visto il nostro video prima volta? Anzi, intanto ricordatevi sempre di iscrivervi al canale, solite cose, insomma, non dobbiamo neanche dirvelo, anche spollicciate come se non ci fosse un domani, quello in su, non quello in giù che ho visto. Allora, dicevamo, sei lì, hai fatto la tua prima volta in campo, pratica, e ti è piaciuto, torni a giocare e cominci a fare il tuo percorso da golfista, ok? Tutti l'abbiamo fatto, chi comincia un po' da giovane, da più piccolo, è un po' più avvantaggiato, ovviamente si fa prima. Insomma, quando si comincia a essere un po' più in là con l'età, si comincia ad avere il pelo bianco, magari ci si mette un filino di più. Perché? Perché siamo un pochino più bloccati proprio di testa, cerchiamo di capire che cosa stiamo facendo al posto di lasciarci andare. Però cosa succede? Anche di fisico siamo un po' legati nel frattempo. Poi io però sono morbido. Sei fluffy. La parte però effettivamente più bloccata è proprio la parte mentale. Infatti i bambini imparano prima, anche perché non interessa tanto il poter sbagliare qualche colpo. Sbagliano, dicono ok, così non si fa, faccio altro. Si vogliono divertire, non hanno problemi con il parere del prossimo, del terzo, e quindi se ne fregano. E si divertono molto di più. Si vogliono divertire. Sì. Questa è una cosa fondamentale, eh. Se perdete la voglia di divertirvi giocando a golf, probabilmente è meglio che fate un po' una siesta e fate altro. Però, quindi, torniamo a noi. Dobbiamo valutarci, cioè dobbiamo capire, ok, ma adesso cosa posso fare? Posso andare a giocare delle buche magari executive o delle buche par 3 corte, il pitch and putt? E sono mediamente a un buon livello rispetto ad altri che hanno iniziato come me nello stesso periodo? Allora, chiaramente il percorso va a velocità diverse, un po' come le corsie, se stessimo nella corsia giusta, vabbè. Sempre la strada. C'è chi magari è un po' più portato, magari ha già fatto anche altri sport, va un po' più veloce. Però a noi non interessa tanto tempistica, a noi interessa dare un parametro oggettivo per capire, ok, ma posso cominciare ad andare magari in un campo sul par 3, pitch and putt, oppure quando posso cominciare ad andare su un campo classico, insomma, da campionato, come si suol dire, ovvero quello di 18 buche o anche 9, ma comunque lunghe, par dal 32-33 in su. Ok, lì è molto semplice secondo me, tutto sommato. Quello che ci serve, che bisogna avere nella nostra faretra come frecce, sono un colpo che vada a struscio, salti un pochino, o comunque l'importante è che faccia, che svolazzi nei dintorni dei 70, 80, 100 meglio metri, sì, più o meno. Ok, anche sì. Non serve neanche arrivare a 100 metri, deve più o meno andarci con una regolarità di una palla ogni 2 o 3. Sì, guarda, se già riusciamo a fare un colpo su due, che altezza volo di gallina, cioè appena appena sopra il pelo di un lago o del raffettino, riesce a raggiungere un'ottantina di metri a livello di quello che è richiesto per un colpo lungo su un campo relativamente semplice, come potrebbe essere un percorso executive, è già più che sufficiente. Quello che bisogna avere poi però è un gioco corto, ovvero tutto quello che concerne l'approccio e il putt, e magari anche l'uscita dal bunker, ma adesso ci arriviamo, che ti permetta di chiudere la buca, perché non è tanto difficile tutto sommato cominciare a tirare delle botte a una palla per farla andare comunque un po' avanti, però poi quando cominci ad avere un obiettivo, lì chiaramente bisogna essere un po' più skillati, bisogna saperla fare la cosa. Quindi il mio consiglio è sempre quello di, è ovvio che
ti viene un po' da praticare tanto il gioco lungo, perché è quello che sembra più difficile, però mantenere sempre anche un po' di gioco corto, quindi un po' di approccini attorno al green, un po' di putt lunghi, medi, ma soprattutto i corti, perché ho visto tantissimi giocatori all'inizio essere abbastanza capaci anche di arrivare a un paio di metri con un numero di colpi che tutto sommato era ragionevole, non era neanche troppo lungo il tempo che c'era stato per arrivare a quei due metri. E poi inizia l'effetto ping pong, cioè la palla che fa avanti e indietro dalla buca perché non la si piglia mai. Allora è palese che dobbiamo riuscire a finalizzare. E lì spesso succede perché si pensa di aver fatto già tutta la parte difficile, si arriva lì in completo calo di concentrazione, vediamo la buca di vicino, ce l'ho fatta, fretta di finire la buca e si sbaglia, sì, si sbaglia. Lì è il momento dove dobbiamo essere più efficaci, quindi forse quello è il momento dove dovete prendervi i secondi in più per prendere bene la mira. Esatto. Fatto quello, la palla è facile anche che vada in buca. Sì, perché l'effetto TAS, io lo chiamo così, ovvero giri come una trottola e tiri colpi finché sei lontano e quindi la mira è molto larga, cioè basta che la palla vada più o meno in avanti e non vada troppo a destra e a sinistra o vada indietro, allora è semplice, ma l'effetto TAS, cioè giri e la palla la colpisci un po' come viene, è più ti avvicini e meno è efficace. Meno rende. Ovviamente. Quindi che cosa dobbiamo capire? Siamo in grado, mettendoci in putting green a una decina di passi dalla buca, di fare massimo 3 colpi per chiudere? 3, quindi non è necessario fare andare vicino col primo, il secondo sempre, no, 3 putt. 3 putt e già potete stare sul campo. Dirò di più però, se da una decina di metri non siamo sul green, ma siamo anche appena fuori dal green, fairway, raffettino, anche da lì l'idea dovrebbe essere di riuscire a portare a casa 3 colpi. Con un colpo surrogato del putt, quale che sia, potrebbe anche essere una pattata da fuori green. Può essere un chipper. Può essere un chipper. Andate a vedervi il video sul chipper, tanto è stato divertentissimo. Ti spero di provarlo. Potrebbe essere il classico colpettino a correre con un ferro 7, 8, quello che volete, ma dovrebbe avere più o meno la stessa regolarità di un putt lungo, quindi una bottarella che ruzzola e si porta giù di là. Diciamo che il test che potete fare è questo, semplice. In putting green vi mettete a 10 metri e provate il putt, se facciamo 3 colpi più o meno ci siamo. Mettetevi appena fuori dal green, quindi o sul collar, che c'è l'avant green, insomma, la parte accuratamente rasata fuori dal green, oppure nel primo raffettino, e provate a fare lo stesso gioco, sempre cercando di chiudere più o meno in 3 colpi. Diciamo che se il primo approccio va alla metà famosa dei 10 metri, è abbastanza probabile che se riuscivate a fare 3 colpi da 10 metri, 2 colpi da 4-5 metri, potrebbe essere fattibile. Sì. Le cose un pochino si complicano quando tra noi e green inizia a esserci un ostacolo, oppure se dentro all'ostacolo ci siamo noi con la pallina. Quindi anche lì vi servirà un colpo che vi permetta... Stiamo parlando del bunker, perché il bunker è un ostacolo. No, ma magari non tutti lo sanno. Hai ragione. Giangia, secondo me, non lo sa, ma il bunker è un ostacolo. Quindi anche quando trovate la palla messa male, non arrabbiatevi, perché è un ostacolo. Fa parte del gioco. Esatto. Però consideriamo ostacolo in questo caso, anche se non è proprio il termine tecnico, magari anche una zona un po' di raffettino con l'erba un po' alto, magari anche una zona di raff non altissimo ma un po' montagnoso, quindi palle un po' in pendenza. Ecco, in questo caso qua la competenza che vi è richiesta non è di fare il super colpo, vi basta un colpo che riesca in qualche modo ad andare in green. Se voi da una situazione difficile, quindi raffettino piuttosto che bunker, avete un colpo, bello brutto che sia, che vi riesca a portare la palla in green o Nei paraggi del green. Nei paraggi. Allora, ragionate sempre su un po' quello che dicevamo prima. Se da 10 metri in green o oltre facciamo più o meno 3 colpi, e se da appena fuori dal green facciamo più o meno 3 colpi, se quando siamo in un ostacolo, che comunque è una posizione non favorevolissima, o siamo prima di un ostacolo e lo dobbiamo saltare, e riusciamo ad arrivare nel famoso zona da lì in poi faccio 3 colpi, noi massimo in 4 colpi
ce la siamo spaccata. Dagli la buca, ce la siamo chiusa. Calcolando l'handicap medio con cui un giocatore comincia, cioè 54, e quindi il vantaggio con cui teoricamente puoi affrontare una buca par 4, significa che abbiamo un bel po' di colpetti per arrivare in zona green. Una buca media sono 350 metri, ok? 300 per i tee avanzati. Quindi vuol dire che il famoso fare 70-80 metri, 100 metri, per 4 colpi ne abbiamo da vendere. Quindi capite che all'inizio erroneamente si cerca di essere quasi over preparati prima di andare in campo. Però il rischio qual è? È che ci si annoia. Io in campo pratica dopo un po' mi rompo. Sai perché qual non è golf. Sai qual è il vero rischio? Che si inizia a dare priorità ad alcune tipologie di colpi che poi magari in campo alla fine li fai una volta ogni morte di papa e potresti anche non farle. Quante volte giochiamo un ferro? Lobba alla Tiger Woods. Alla Phil Mickelson. Esatto, Phil Mickelson più famoso. Anche Tiger lobba, però. Quante volte giochiamo un ferro swing pieno con la palla messa perfetta sul tappetino in piano da una posizione in cui abbiamo tirato altri ferri 7 uguali appena prima? Beati voi se vi è mai capitato, a me raro. Mai. C'è però un colpo che tiriamo praticamente sempre con lo stesso settaggio, che sia in campo pratico che sia in campo, che è il colpo dall'area di partenza. Possiamo scegliere in campo pratica a che altezza mettere il tee, sì. Possiamo scegliere in campo a che altezza mettere il tee, e fortunatamente... Che può essere quella del campo pratico, tra l'altro. E fortunatamente si spera, ma di solito le aree di partenza sono tutte perfettamente a livello. Quindi quella è l'unica zona in cui siamo in una situazione... Un po' di vantaggio. Standard, diciamo. Con un po' di vantaggio, ed è l'unico colpo forse realmente replicabile anche in campo pratica. Uh-huh. Quindi quel colpo lì è l'arma in più che ci serve per quando dobbiamo passare da il campo corto executive al campo magari un po' più lungo, un po' più da campionato. Quindi se riuscite ad avere un bastone, anche lì, quale che sia, può essere un dry, può essere un legnetto, può essere anche un ferro con un po' meno loft, che dal tee riesca a partire una sventagliata che magari un po' più di 100 metri li fa con regolarità, a quel punto ci baciamo i gomiti, pedalare, siamo golfisti, andiamo in campo a divertirci. Però finora abbiamo parlato di che cosa deve saper fare il giocatore per poter giocare in campo a livello tecnico, di colpi. Ma c'è un'altra cosa, secondo me, fondamentale, molto quasi più importante, toglierei il quasi, che è il saper stare in campo. E anche lì il campo pratica non ce lo insegna. No, quindi ogni tanto dobbiamo andarci in campo per imparare a stare in campo. Volete un consiglio bellissimo che farà contenti non solo voi, perché diventerete più bravi, ma farà contento anche un altro golfista e creerà quell'amicizia tra golfisti che secondo me è il vero marchio di fabbrica di noi veri golfisti, proprio quelli che ce l'abbiamo dentro? Chiedete a un giocatore un po' più bravo di voi di fargli da caddy, perché andrete a vedere magari anche solo 9 buche, se volete 18, oppure fuori gara, ok? E capirete tutta una serie di meccanismi che una volta appresi sono molto semplici, ma che velocizzano, semplificano mentalmente, tolgono stress e vi rendono un vero giocatore, perché i veri giocatori non sono quelli che hanno 0 di handicap rispetto a quelli che ne hanno 54, come dico io, si potrebbe arrivare anche a 72, non c'è problema. Bisogna saper stare in campo e non dare particolarmente problemi agli altri. È vero. Okay? E come si fa a stare in campo? Secondo me, riassumendo, basta saper fare 3 cose. Cosa numero 1: dobbiamo essere in grado di lasciare il campo così come l'abbiamo trovato. Al meglio delle sue possibilità. Quindi può capitare di fare delle zolle, anzi, spesso e volentieri capita, le rimettiamo a posto, facciamo i pitch mark sui green, li sistemiamo, arriviamo in banca e rastrelliamo, eccetera, eccetera. Cioè il classico comportamento da golfisti civili. Però attenzione che alcune di queste sono delle regole che bisogna proprio imparare a ricordarsele sempre e avere un attimo di dimestichezza su anche solo individuare il fatto che la mia palla abbia picchiato in green per trovare il pitch mark abbastanza velocemente, rastrellare l'impronta, ma rastrellarle tutte, non farmi il giro del bunker, eccetera, eccetera. Seconda cosa, essere abbastanza rapidi nel gioco del golf, soprattutto negli spostamenti, non tanto nell'esecuzione, dove insomma non ci addormentiamo, però tendenzialmente lì, una volta deciso, tirare di andare, ma poi muoversi velocemente, cercare di
capire subito con un'occhiata dove è finita la palla per poterla andare a trovare, anche se magari non è proprio in pista ma comincia a essere un po' nel raffo, che prendere dei punti di riferimento, sapere quando è il nostro turno giocare, quindi saperlo già e quindi prepararsi quando dobbiamo iniziare a camminare, quindi tiriamo tutti il primo colpo, se sappiamo che la nostra palla da giocare dovrà essere la prossima, siamo noi quelli che dobbiamo camminare più veloci per raggiungere la pallina, e mentre arriviamo lì già dobbiamo pensare che colpo giocare. E il terzo, che io metterei anche molto importante, è tutto l'aspetto sicurezza, nel senso, ecco, non state dietro al giocatore, insomma. Esatto, ovviamente le prendete o non state lì davanti alla traiettoria di tiro, o non tirate quando ci sono altre persone in portata di tiro, o saltate sull'altra buca quando non è il vostro turno, cioè tutte delle situazioni che non mettono a rischio l'incolumità. E in generale, se voi in campo vi muovete veloce, non vi mettete in pericolo, mettete in pericolo gli altri, e il campo lo rispettate, siamo a posto. Ci aggiungerei, ovviamente, ma tanto per andare in campo avete passato l'esame delle regole, di conoscere le regole, almeno quelle principali. Sì, le regole base, anche perché se no non stiamo giocando a golf, e poi per il resto siamo golfisti. Quindi io direi, cercate di seguire queste piccole accortezze, fateci sapere qui sotto a che livello del vostro percorso golfistico siete. Se invece siete già golfisti, fateci sapere a che livello di gioco, rispetto alle indicazioni che vi abbiamo dato, avete iniziato ad andare a giocare sul campo. Quindi magari sono passati 3 anni di allenamenti col sudore sulla fronte, oppure dopo una settimana eravate già in campo. L'importante non è tanto proprio la tempistica, ma come giocavate. Che... quindi fatecelo sapere qui sotto nei commenti, e ci sta!